Ciao, sono Steffi Energy e sono qui per accompagnarvi in questo viaggio dove vi mostrerò il backstage e tutti i retroscena del video di Promise. Tutto è partito da qua, la postazione ufficio da dove mi collego a internet, da dove verso la fine di agosto ho cercato una casa di produzione video che fosse adatta a realizzare un buon prodotto per il mio disco e ho scelto Viva Music e penso di aver fatto una buona scelta, insomma. Vuole raccontare la storia della canzone e quindi una canzone da cosa parte, dal sentimento, dall'emozione. Ecco perché la scena di Steffi che scrive sui diari. Ecco, la scena la gireremo qua. Questo è il diario che andremo ad usare e da qui partirà poi tutto il resto dello storyboard che racconterà come viene fatta la canzone, l'entrata in disco, la serata in discoteca con live. Il ring. Non ci vuol stare. Non abbiamo, capisce perché. Ci abbiamo provato. Allora. E poi ci sarà la strega. La strega simbolo del destino. Perché nel ponte della canzone canta appunto a See You in My Destiny e da qui la strega che vede il destino attraverso la sfera delle carte. Azione, salgo via faro, pianino, movimento, via di tutto. Questa è la palla della strega, quella che useremo per fare le scene dove la strega guarda nella sfera il destino, quello che fa Steffi, la spia un po' da una dimensione parallela in cui si trova. Se mi si rompe questa prima di domani mi salta il video, quindi meglio di no. Molti dettagli li ho fatti io personalmente, come per esempio le carte che userà la strega, che simboleggia il destino, dove ci sono i loghi delle versioni del disco. Sono tarocchi veri e ho rifatto il fondo stampandolo su pergamena e ho poi ritagliato la sagoma in modo che non si vedesse alcuna differenza e ho creato appunto i tarocchi dove la strega andrà a vedere le versioni reali del disco. Ok, questa è la prima parte, la strega, guarda, scrivimi qua, la strega che guardi, cerchi di collegarti praticamente con la vita. La maggior parte delle scene le giriamo sotto, dove abbiamo allestito diversi set e dove c'è il mio studio quello vero però. Andiamo. Non faccio entrare nessuno, mai. Andiamo. Thank you.
po' più a sinistra se riesci, un po' più a sinistra. Bravo. Lì. Lì. Andrea, ho fatto un regista felice. Che nebbia. Che nebbia che c'è. Ok, questa l'entrata ce la diamo, ora faccio altre due o tre cose. Beh, così è bella. Così vai, bella. Vai, prendi proprio l'espressione che la giriamo. Ok, partito, azione. Anche questo divano sarà protagonista di alcune scene. Sarà blu o azzurro? Azzurro scuro. Quando farò le scene dove sto lavorando alla canzone, praticamente Steffi che lavora col computer portatile e scrive la canzone. Altro particolare che vi posso mostrare è la targa, che è una targa vera, praticamente, che abbiamo realizzato riciclando la vecchia targa. Abbiamo messo il logo della disco e andremo a porre sulla porta. Stiamo applicando le targhette sulla porta per fare la scena dell'entrata in casa discografica. Abbiamo fatto la porta di Lanceria Shop, che è uno studio che in realtà non c'entra niente. E disco and R Department sarebbe il bagno. Mentre questa è la sala dove gireremo, la sala del general manager. Può andare? Sì, è centrata? Sì. Per le scene invece della festa. La festa che faremo qua, questa sala diventerà una grande discoteca. Abbiamo già cominciato a mettere il palco, una faticaccia che non mi sto neanche a dire. Quella mia gatta che di solito vive qua, però per l'occasione domani verrà aspettata per girare le scene. Meglio non sapere quanti accidenti ci creerà. Guardate il pianto. Azione! Bene, bene, così! Dov'è il pubblico? Villani, dove siete? Oh, così mi toccate, mi spingetemi! Dov'è il bodyguard preferito? Eccolo! Marco! Oh, si gira! Azione! 18! Bene, bene! Io voglio di Roma proprio, sei di Roma! Questa invece è la stanza dove gireremo praticamente la scena della preparazione al live. Steve e Silvia si truccano e si preparano appunto per la grande serata discoteca dove faranno promise dal vivo. E quindi questa sarà la stanza del camerino con tanto trucco.
Brava.